Un buongiorno agli amici di Ante.it, un buongiorno e un bentornato al carissimo Gigi Zain, allenatore del Tolentino. Buongiorno. Che ci ha promesso sarebbe venuto, anche perché oggi volevamo fare un po' un dibattito insieme all'altro amico Rosario Pergolizzi, ma è tornato a casa. Mi ha detto: Carlo, io per me lunedì è un po' come fai tu, stai a casa, dopo torni a Tolentino, quindi ha detto sarà per la prossima volta. No, più che altro per parlare di questo campionato. Gigi, ieri hai ottenuto il massimo a Porto d'Ascoli, un 4-3 molto rocambolesco, e la certezza è che al momento a punteggio pieno c'è sto Montegiorgio, che anch'esso costruito per fare sto saltino. Te l'aspettavi il Porto d'Ascoli ieri? Qualche pecca in difesa, qualche leggerezza, ti sei ritrovato sul 4-1 primo tempo, che diciamo anche noi in tribuna eravamo increduli per come era avvenuto tutto. No, sicuramente credo che la classifica sia bugiarda per quanto riguarda il discorso Porto d'Ascoli, perché di fronte ho trovato una squadra comunque forte, con un impatto fisico alto, con delle idee, con un grande impegno in mezzo al campo. Quindi voglio dire, ho trovato un avversario difficile, e certo, sicuramente noi 1-2 è una cosa che un pochettino ti ammazza, sì, psicologicamente, esatto. Dopo 12 minuti 2-0. Però avevo detto entro gli spogliatoi: guardate che questi ripartiranno forti e sarà dura tutto il secondo tempo, quindi dobbiamo usare la testa. Infatti tanto è stato, perché si è quasi anche rischiato il 4-4. Sarebbe stato clamoroso. Sarebbe stato clamoroso. Succede, può succedere, e succede ancora di più quando in mezzo al campo noi avevamo 7 ragazzi del settore giovanile, tra cui 4 under. E quindi è chiaro che manca l'esperienza di tenere palla, manca l'esperienza di far girare palla, manca l'esperienza su un fallo laterale di prendersi una punizione, come manca la freddezza in una partita del genere, quella di chiuderla, perché esatto. Abbiamo avuto 3 occasioni, esatto. Abbiamo avuto 3 occasioni sul 4-2, mi sembra. Sì, esatto. Abbiamo avuto 3 occasioni, ma dovute al fatto che loro si erano riversati avanti, e quindi era chiaro, era facile, però in attacco avevo un 99 e un 98, quindi si fa un po' fatica. Considerandoci tu, Gigi, che poi nel secondo tempo sei tu i tuoi cambi di Pergolizzi al secondo e al terzo minuto, che ha messo prima Renzi e poi Rosa, cioè ha messo tutti gli attaccanti a disposizione, è normale che dopo vai a penalizzare centrocampo e difesa. Però vorrei fare un plauso oltre alla tua squadra, vabbè, i Mongelli dell'Aquila li conoscevamo, però anche sto portierino, sto 96, sto Rossi Christopher, che specialmente su, che tu sai che Porto d'Ascoli sulle palle inattive porta avanti sempre le torri. Infatti è io stato molto bravo a sapere azzeccare la tempistica. Lui è molto bravo nelle uscite, lui è veramente molto bravo nelle uscite. Era in Umbria e è stato premiato anche come uno dei miglior portieri umbri, quindi insomma la società me ne aveva parlato e insieme abbiamo deciso di prenderlo, considerando il fatto che comunque è un 96. Certo. C'è da dire che l'età media della nostra squadra è di 21 anni e qualcosa. Sì, ho visto. Quindi noi sappiamo che ogni partita sarà una battaglia, sappiamo che ogni partita sarà dura, anche perché poi se riesci a fare risultato positivo fuori casa, succede che la squadra avversaria ti si riversa in avanti e certo, non avendo esperienza diventa difficile. Ti chiedo, Tolentino che vuole cercare di, perché tu hai fatto un po' prima, poi sei ritornato quest'anno, sì. Però ecco, Tolentino è una società che ha delle ambizioni, anche delle tradizioni abbastanza importanti in Serie C, anche se dicevi tu squadra costruita con molti giovani, ma società che ho visto molto presente ieri a Porto d'Ascoli, è intenzionata a fare il saltino, almeno provarci ad arrivare a una zona calda oppure no? Ma nell'intenzione della società c'è da tempo, voglio dire, quello di salire, e lo hanno sfiorato ogni anno. Quest'anno è un pochettino un anno zero, una ripartenza dopo questi 4-5 anni dove la società ha sempre provato, non c'è mai riuscita, dando spazio un pochettino ai giovani. Ecco qua che mi hanno richiamato, perché forse sanno del mio fatto che insomma non faccio fatica a far giocare i giovani. Quindi per il momento cerchiamo di valorizzare ciò che abbiamo e di lì vedere che cosa succede strada facendo, perché con i giovani è sempre una grande incognita.
Ecco, Porto d'Ascoli tu lo vedevi anche spesso lo scorso anno, venivi spesso al Ciarrocchi, facendo un buon distinguo, anche se siamo alla quarta giornata, c'è ancora dietro diciamo da smaltire tutte le tossine della preparazione, quindi ancora un po' c'è questo impatto ancora estivo, ma facendo un po' un paragone tra Porto d'Ascoli vecchio e quello di quest'anno, hai trovato delle differenze, anche se manca ancora qualche persona, una su tutte, Gabriele, il centrocampista, che è ancora infortunato. Ma io credo che ogni anno è come ogni partita sia una storia a sé, nel senso dipende da tante cose, dipende dai modi di fare dell'allenatore, dipende da alcune situazioni che si possono creare strada facendo. Io credo che per quello che ho visto ieri, e se si continua a lavorare così come sta facendo il Porto d'Ascoli, credo che, e sfido qualsiasi squadra ad andare a giocare giù, perché secondo me è un campo difficilissimo e non so quante squadre faranno risultato in quel campo lì, visto che adesso hanno ripreso questo, ecco, anche questo un pochettino, il fattore campo un pochettino influisce, certo, sulla testa dei ragazzi, perché certo, un conto è giocare a casa tua e un certo conto è giocare in giro per... Quindi diciamo, sei abbastanza ottimista per il lavoro che sta facendo, sì, Pergolizzi? Secondo me sì, perché veramente ho trovato una squadra messa bene in campo, difficile da affrontare, grossa forza fisica rispetto a noi, non c'è da dimenticare il fatto che sia loro che noi veniamo da 3 partite in 6 giorni e a livello atletico tutte e due le formazioni hanno retto alla grande, certo, forse certo, noi un pochettino meno perché avendo tanti giovani, la muscolatura di un giovane non è la muscolatura di una persona anziana, cioè come può essere matura, dell'Aquila matura, quindi si fa fatica a recuperare, certo, certo. E quindi io ripeto, per me deve continuare a lavorare così, perché secondo me è un'ottima squadra, ne uscirà, una buona formazione con degli ottimi elementi, quindi ne uscirà, ci vuole tempo, però ecco, fa un po' notizia a Porto d'Ascoli che negli altri campionati era già a metà, a ridosso della playoff, ultimo casino con un punto, però tu giustamente dicevi classifica non veritiera anche per questo, perché Porto d'Ascoli come Monte Giorgio è stato un tantino costruito, non diciamo per fare il salto, bensì per fare qualcosa meglio, invece qualcosa purtroppo in più, sì, partendo con l'handicap e molti infortuni, c'è qualche altra squadra che fino a questo momento ti ha sorpreso, Gigi? Ma fino ad oggi no, perché credo sia un campionato, come ripeto, proprio per spezzare la lancia a favore del Porto d'Ascoli, è un campionato equilibratissimo, dove forse c'è questo Monte Giorgio che io ho avuto la fortuna, quindi so un pochettino, di incontrarlo in Coppa, ed è una squadra forte in tutti i reparti, ha degli elementi, credo, come struttura anche di categoria superiore. Io ho avuto lo stesso Sbarbati che sta facendo meraviglie in Serie D, quindi insomma credo che ci sia il Monte Giorgio che si sta confermando squadra, quelle che erano le premesse da Virgilia, e poi il Marina, perché il Marina secondo me sta facendo bene, anche se ha avuto qualche partita un po' così, comunque credo che insomma sia un campionato molto ma molto equilibrato. Ecco, anche il Giabbino dell'ex Filippini, che purtroppo anch'esso mi pare ha ottenuto 2 pareggi in 4 partite, quindi poi c'è stato lo scontro diretto la scorsa settimana proprio a Castel di Lama. Cioè, lo stesso costruito con molti ex Porto d'Ascoli, ma anche persone, giocatori importanti, qualcuno ex Monticelli, che purtroppo anch'esso fa fatica a risalire la china. Ma l'impatto con la categoria credo che la dica alla lunga, nel senso che questa categoria qui, l'eccellenza, non è la promozione, con tutto il rispetto per la promozione, certo. Però ogni categoria ha un qualcosa di diverso, e magari pur avendo giocatori di categoria con un allenatore di categoria, sai, anche la società, magari il supporto, certo, eccetera eccetera, cambia un pochettino tutto come mentalità, quindi magari l'impatto fa un pochettino la differenza.
sorprende questa partenza, diciamo, ottima del Grottammare, che io l'ho avuto modo di vederlo in Coppa Italia mercoledì in casa col Porto d'Ascoli, dallo 0-2 al 2 pari e poi anche rischiato di addirittura di ribaltare il risultato. Molti giovani, Stoiovannisci, diciamo, una squadra messa bene in campo da Manoni. Secondo me, perché ieri tra l'altro stava vincendo a Pergola. Secondo me il Grottammare è una bella squadra, una squadra costruita per far bene, quindi stare nella posizione di classifica in cui sta, ha giocatori di esperienza come Traini, come Ludovisi, insomma ragazzi che hanno comunque galleggiato sempre tra la D e l'eccellenza, sì, con dei buoni giovani, e quindi credo che le premesse ci siano tutte per fare un ottimo campionato. Credo che anche questa non sia una sorpresa, ma per gli uomini che ha, per come è stata costruita, io l'ho detto dal primo giorno, è una squadra che lotta per stare davanti. In questo prima parte di campionato, chi potrebbe essere, diciamo, da qui a breve l'antagonista ideale del Monte Giorgio? Ma ripeto, per quanto riguarda la classifica, io credo che siano tutte antagoniste del Monte Giorgio, perché c'è un grosso livellamento, quindi tutti possono perdere con tutti e tutti possono vincere con tutti. Quindi abbastanza equo, diciamo. Sì, esatto, non c'è una sorpresa o qualcuno che possa stare lì dietro, ci possono stare tutti. Gigi, io ti ringrazio della chiacchierata, sperando di riaverti in qualche altra occasione, però sembra un piacere averti. Bocca al lupo, complimenti per ieri, sperando che sto Tolentino quest'anno riesca a riprendere con te quelle che erano le premesse di una volta. Noi dobbiamo valorizzare i giovani al momento. Ci stai riuscendo. Grazie Gigi. Grazie a voi.